sono nuovi video sono Nur oggi farò una nuova direzione di una gallina nello zaino l'ha scritto guia guia risai e l'ha illustrato una laura cantone adesso leggerò le prime tre righe orazio orazio lur, lur così forte che il mio letto trema. Orazio mi hai sentito? Allora, quest questa qui è la storia di Orazio, che è questo bambino, e, e c'è anche suo fratello Francesco. Praticamente lui si sveglia tardi. Quindi all'inizio tutte le frittelle se le mangia suo fratello, ne mangia otto e lui gliene lascia una. E... Poi il loro dovevano, dovevano andare in gita al... alla fattoria e, ogni... e loro erano in macchina e ogni volta che che si dovevano fermare ogni 5 minuti perché Orazio vomitava e allora il fratello Francesco dice che schifo e lui gli risponde che non che era che era stato che era stato lui a non lasciargli delle frittelle ops quando poi sono arrivati sono andati lì il, nella fattoria o Orazio ha accarezzato tutti, tutti gli animali che c'erano tra asini, capre. E c'era anche una gallina che la seguiva. E quindi poi hanno fatto amicizia e la gallina com 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 parlava con Orazio, ma tutti gli altri non lo capivano. Allora la gallina lo continuasse a seguire. E Orazio all'inizio pensava che era un'ombra, che non. che si, e si. era spaventato. E poi Francesco gli ha detto che c'era una gallina che era affezionata a lui. Poi quando dove, dovettero andare a casa, secondo voi cosa sarà successo? Lo lascio scoprire voi. Adesso vi farò vedere un paio di immagini. La gallina del libro e, e potremmo se volete se volete lasciarla come mascotte di, di questi video Ed vi volevo dire che ho già conosciuto Anna Laura Cantone da piccolo vi consiglio anche voi di andarla a trovare comunque se ci sono degli incontri di esserci perché è molto gentile molto brava e andrò a quello di, Gu di Guia Risai che non so com'è ma penso che sarà brava comunque spero che il video vi sia piaciuto lasciate un like